Ciao amici e Revotech a tutti! Se il 2022 con la serie Edge 30 per Motorola è stato un interessante e probante banco di prova, quest'anno l'azienda ritorna e si conferma più cazzuta che mai con la serie Motorola Edge 40 e nella fattispecie Edge 40 Pro che abbiamo provato per più di un mese e devo dire senza indugi che mi è piaciuto tantissimo. Questa nuova serie punta tutto su completezza hardware e software, gettando le basi per un futuro sempre più solido. Scopriamolo nella nostra recensione completa, ma prima venite sul nostro blog certe.it a leggere tutte le nostre recensioni scritte per non perdervi tutti i nostri contenuti anche sotto forma di recensione testuale. Subito dopo la sigla facciamo la recensione di Edge 40 Pro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, likeate a bestia e condividete i nostri contenuti. Non vi dimenticate di cliccare sulla campanella per non perdervi le nostre recensioni. Questo Edge 40 Ultra è davvero elegante e ottimamente costruito. Ha un ottimo hardware, un'ottima autonomia e una ricarica super veloce. Come contro potremmo elencare, anche se ormai è una cosa quasi superflua, ma per alcuni no, non ha il jack audio da 3,5 mm, è molto scivoloso, la fotocamera non ha uno zoom particolarmente entusiasmante e manca il supporto all'iSIM. La confezione di Edge 40 Pro contiene un alimentatore da ben 125 watt, un cavo USB-C e una cover rigida in plastica trasparente. Non manca il tupperello per rimuovere il carrellino della SIM. La cover è diversa dalle solite che vediamo in silicone, a me onestamente non ha fatto impazzire e vi consiglio una cover che garantisca una protezione migliore, visto anche il valore del device. Ricordiamo che non è espandibile con micro SD. Per quanto riguarda l'assemblaggio, è uno smartphone davvero curato dal punto di vista costruttivo. Non avrà forse un design super memorabile, ma personalmente ho gradito parecchio questo design pulito e allo stesso tempo essenziale. Ogni lato di questo smartphone è stondato. Ebbene sì, abbiamo un display che è stondato e curvo su tutti e quattro i lati ed è davvero una figata per i vostri polpastrelli che ringrazieranno per quanto riguarda le gesture. Il retro è stondato così come il modulo fotografico. Il vetro Gorilla Glass Victus posteriore non solo è curvo ma anche satinato e ha un leggero effetto lucentezza quando viene colpito dalla luce. In più è molto piacevole al tatto e non trattiene alcuna impronta. Il vetro va poi a terminare sul fianco con un sottile profilo che è in alluminio. Tutta questa cura nella realizzazione e nei materiali ha comunque un contro che è dato dall'estrema scivolosità dello smartphone. È davvero un peccato perché a volte vi viene proprio voglia di utilizzare lo smartphone senza cover e invece vi consiglio di usarlo altrimenti diventa una saponetta. Le misure sono 161,2x74x8,6 mm di spessore e 199 grammi di peso. Sia sul fronte che sul retro è in vetro con certificazione Gorilla Glass Victus, ma il grosso passo in avanti è stato fatto nella qualità costruttiva raggiungendo la certificazione contro acqua e polvere IP68. Ma veniamo al display. Motorola Edge 40 Pro è dotato di un ampio display da 6,67 pollici diagonale con risoluzione Full HD Plus 1080x2400 pixel realizzato in tecnologia P-OLED con supporto all'HDR10+. Questo display supporta l'incredibile refresh rate massimo di 165 Hz, un valore che di solito è presente sui telefoni da gioco. Questo valore può però essere scelto solo in una configurazione fissa, non variabile, mentre invece l'automatismo farà cambiare questo refresh rate in una forbice che va dai 60 ai 120 Hz. In soldoni non è dotato della tecnologia LTPO, anche se parliamo comunque di un ottimo pannello.
Questo display ha poi una luminosità di picco di ben 1300 nits ed è protetto, come dicevamo, dal vetro Gorilla Glass Victus. Lo schermo supporta poi anche il Moto Display per ricevere le notifiche a schermo bloccato e anche per poter interagire con esse. Nonostante il Moto Display non sia permanente, come il classico AOD o Lucent Display che vediamo, non so, su Samsung, su OnePlus, Oppo e altri, a me personalmente fa letteralmente impazzire, soprattutto per l'interattività delle notifiche. Potete leggerle, cestinarle, rispondere anche a schermo bloccato, semplicemente tenendo premuto sulla notifica che arriva sempre puntuale, attivando automaticamente il display e facendo lampeggiare l'icona interessata. L'audio poi è di ottima qualità con supporto Dolby Atmos e ha un effetto stereo grazie ai due altoparlanti e alla nuova tecnologia Moto Spatial Sound, che rende il suono proveniente dagli altoparlanti del dispositivo o dalle cuffie ancora più coinvolgente. Vi facciamo sentire. Sotto questo pannello c'è poi un sensore biometrico per lo sblocco con l'impronta digitale, mentre internamente abbiamo un ottimo motorino della vibrazione che fornisce un feedback aptico durante le varie operazioni, molto piacevole nell'utilizzo quotidiano. Veniamo all'hardware. Sotto al cofano abbiamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 octa-core da 3.2 GHz, il meglio del meglio su piazza. E sappiamo quest'anno questo SoC quanto abbia fatto bene persino su device che solitamente non montavano questo tipo di processori. Vero Samsung. Abbiamo poi una GPU Adreno 740, 12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e 256 GB di memoria interna. La memoria non è espandibile, ma è fornita in tecnologia UFS 4.0. Ottima la connettività, abbiamo il 5G, il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3 e anche un'uscita video sfruttando la porta USB-C 3.2. In abbinata a Ready 4, sappiamo che è utilizzabile a tutto tondo, un po' come utilizzate Samsung DeX e altri pochi software dedicati per la produttività. Pochi nel senso pochi altri brand ce l'hanno. Presente ovviamente anche il chip NFC per i pagamenti e il lettore di impronte digitali ottico all'interno del display, che abbiamo trovato sempre veloce, preciso, non sbaglia un colpo, anche se fosse posizionato un pochino troppo in basso. Ottime comunque le prestazioni di questo smartphone. Il processore Qualcomm ha brillato sempre e comunque in ogni contesto, anche in questo Edge 40 Pro, garantendo prestazioni sempre al top, prolungate, senza consumi eccessivi di energia, insomma senza alcun compromesso. Non abbiamo mai rilevato picchi di calore anche nell'utilizzo intenso all'aperto sotto il sole diretto. Tutto l'hardware è quanto di meglio si possa desiderare e trovare sul mercato, e questo significa prestazioni al vertice e mai un rallentamento o un'indecisione. L'esperienza d'uso è super super soddisfacente, anche e soprattutto per merito dell'abbinata SoC software, ma ci arriveremo tra poco. Un aspetto in cui ci ha sorpreso in positivo, secondo noi, è la ricezione, fra i più validi sicuramente in circolazione. Riesce ad agganciare il segnale anche dove altri smartphone faticano o arrancano e ovviamente dispone di tutte le tecnologie di connettività più recenti. Veniamo alla fotocamera. Il nuovo flagship 2023 della casa Alata dispone di un comparto fotografico molto completo. Motorola Edge 40 Pro ha tre fotocamere principali. Una 50 megapixel con apertura f1.8 stabilizzata otticamente, una seconda da 50 megapixel f2.2 grandangolare
con capacità di messa a fuoco automatica, perciò può anche scattare foto macro, e una 12 megapixel f1.6 con zoom 2x ottico e una fotocamera frontale da 60 megapixel. Il gruppo di fotocamera appena descritto è sicuramente di qualità e vi permetterà di realizzare scatti eccellenti in ogni situazione di luce. Abbiamo notato un netto miglioramento negli scatti ottenuti rispetto all'anno scorso. Le immagini sono più nitide, con buoni colori e un'ottima gestione della luce. Per quanto riguarda i colori invece, veramente naturali in generale, non sono pompati, non sono troppo saturi e restituiscono davvero una scena veritiera e realistica, davvero apprezzabile. Nel complesso, secondo noi, se la gioca ad armi pari con gli altri top di gamma più blasonati. Anche la fotocamera zoom comunque se la cava bene e gli scatti risultano nitidi e precisi. Ottimi gli scatti in modalità notturna, secondo noi la modalità automatica fa già un ottimo lavoro, ma la visione notturna dedicata tira fuori, secondo noi, nello scatto più luce rispetto alla modalità normale. La fotocamera frontale da ben 60 megapixel con apertura f2.2 realizza ottimi scatti da 15 megapixel in pixel binning. I video possono essere registrati in 8K a 30 fps oppure in 4K a 60 fps, anche dalla fotocamera grandangolare. Peccato non sia possibile passare fra le due fotocamere durante la registrazione. Alla stessa risoluzione si può registrare filmati anche dalla fotocamera frontale, il che è sicuramente un grande plus. Motorola ha incluso nel suo Edge 40 Pro Android versione 13 con le patch di giugno 2023 al momento della recensione. Motorola non è fra i più veloci ad aggiornare, lo sappiamo, ma per questo dispositivo top di gamma ha promesso ben 3 major update fino ad Android 16 e 4 anni di aggiornamenti per le patch di sicurezza. Ma staremo a monitorare e a osservare. Il software è ancora una volta un mix di un'esperienza Android stock e una serie di miglioramenti apportati da Motorola e raccolti nella voce Moto. Fra questi segnaliamo il Game Time per migliorare le sessioni di gioco, le gesture per attivare varie funzionalità anche a schermo bloccato e la modalità ad una mano che ricorda un po' quella di iPhone, ma che funziona comunque molto bene. In più è ancora presente, ovviamente, e a maggior ragione, Ready For, come dicevo, che è una funzionalità che ci permette di sfruttare lo smartphone con interfaccia simile a quella di un PC su monitor esterno o su una TV, sia in modo cablato che senza fili. La fluidità è straordinaria, anche data dal refresh rate, e il software gira davvero a meraviglia. Le chicche sono infinite e potete trovarne anche nel menu dedicato, nell'app dedicata, e potete passarci il tempo solo per consultarle. Abbiamo poi una batteria da 4600 mAh. L'autonomia di questo smartphone è uguale, se non a tratti superiore, ad altri smartphone con specifiche simili, ma con batteria che arriva almeno a 5000 mAh. Ciò detto, ovviamente, con un utilizzo normale potete tranquillamente puntare le due giornate di utilizzo, senza alcun tipo di problema. In più Motorola Edge 40 Pro ha anche la velocissima ricarica a 125 W che è al top nella categoria, battendo anche telefoni e marchi molto più blasonati e costosi. In più è presente anche una ricarica wireless a 15 W e la ricarica wireless inversa. Veniamo al prezzo. Motorola Edge 40 Pro viene lanciato in Italia a 999 €. Ovvio che in fase di promozione il prezzo è stato abbassato a 939, anche se dobbiamo dire che ora in offerta scontato si trova a 799 € su Amazon, perciò a questo prezzo secondo noi può tranquillamente tener testa anche a smartphone che costano decisamente di più. Si parla comunque di un prezzo importante ovviamente, ma non è esagerato secondo noi, soprattutto considerati i prezzi dei competitors, mentre Motorola è tornata alla ribalta non da tanto tempo, perciò sicuramente dovrà farsi conoscere anche con delle promo dedicate per attirare di più l'attenzione. Secondo noi Motorola Edge 40 Pro è un device equilibratissimo, che fa bene tutto. Finalmente abbiamo avuto un boost per quanto riguarda il comparto fotografico. Ottima batteria, ottimo display, autonomia super, ricarica super veloce, consumi e gestione dell'energia al top.
diteci la vostra, commentate in tanti sotto al video, diteci se ce l'avete, come vi trovate, se avete fatto il reso, se invece l'avete tenuto e perché. Ci teniamo tantissimo ai vostri commenti a sapere cosa ne pensate e come vi trovate con i device che anche noi abbiamo provato nel tempo, perché come sapete noi non proviamo i device per 24-48 ore alla Flatu Edition, ma noi li proviamo alla Revotech Edition, che equivale a dire alla Barbone Edition. Però tant'è, noi siamo voi e voi siete noi. Detto questo, salutiamo tutti gli amici malati di smartphone, di smartwatch e tutto il loro network su Telegram. Venite anche sul nostro gruppo Revotech Group, sempre su Telegram, e mi raccomando anche a leggere il nostro blog ceotech.it, il blog di tecnologia più figo che ci sia. Likeate a bestia, iscrivetevi al canale, passate, iscrivetevi, lasciate il like e attivate la campanella delle notifiche. Ci vediamo prestissimo per tante altre anteprime video qui su Revotech. Un saluto da Pasqui e Revotech a tutti. Ciao! Walking alone, the streets are